E adesso la terza domanda, che cosa sto facendo? Rispondo subito alla domanda. La prima cosa che farò in futuro sarà quella di rimettermi a studiare la fisarmonica. Perché? Perché l'ho studiata, ero concertista, l'ho studiato per tanto tempo, mi sono dimenticato perfino di fare gli accordi, la stavo insegnando anche a mio nipote e voglio naturalmente rimetterla in sé. Non sarà questa, sarà quella più professionale, eccetera, eccetera, ma la fisarmonica. Poi finirò i due libri che devono uscire a ottobre, e quindi uno intitolato Milano in faccia, che racconterà un po' la storia di Milano dagli anni 60 agli anni 80-85, supportata dalle caricature di Bruno Prosdocimi, caricature di personaggi teatrali naturalmente e anche sportivi. Poi il secondo libro è intitolato Un gufo alla corte del Tecoppa, è scritto a quattro mani con Piero Mazzarella prima che morisse, un anno e mezzo intenso, quasi tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, dove lui dettava i suoi ricordi teatrali e soprattutto le cose che si ricordava, le cose che sapeva a memoria. Io poi li rimpastavo, li mettevo assieme e adesso uscirà questo libro. Ho in progetto anche alcuni dischi con alcune canzoni, adesso metteremo appunto la storia con una nuova casa discografica e poi naturalmente il teatro. Mi dovrò costruire un teatro perché i teatri normali non ce la fanno ad accogliermi, sono già programmati e io ho premura, non posso aspettare la prossima stagione, anche perché invecchio anno per anno e chi lo sa cosa succederà nella prossima triade e quindi farò un teatro tenda che si chiamerà il Teatro Panettone, nel quale presenterò novità di 4 o 5 autori italiani straordinari e poi naturalmente riprenderò l'operetta, riprenderò che so io, il cabaret e naturalmente intanto che succederà tutto questo mi sto portando in giro uno spettacolo intitolato Attenti al gufo, adesso verrà quinti mi, un po' in italiano e un po' in milanese.